Quello è l'ufficio della professoressa Lewis. Perfetto, vediamo un po'. Ah, sì. È decisamente una pantera. Splendido esemplare. Vedi, la donna pantera si riconosce da alcune caratteristiche chiave. Innanzitutto i capelli. La donna pantera si tiene al passo con le acconciature di moda per mimetizzarsi. E la preda può non accorgersi di avere a che fare con una pantera finché non viene trascinata inerme nella sua tana. Ora la camicetta. La donna pantera predilige le scollature vertiginose per catturare la preda. Mentre gliele guardi ballonzolare, lei si prepara ad attaccare. Guarda gli artigli. Lunghi, affilati, per tenere lontane le femmine rivali o spennare l'ex marito. Sì, questa è una vera bellezza. Barney, che cosa ti sei fatto? Che ti è successo? Si è rotto un anca. Questo non è affatto vero, è solo temporaneamente lussata. Davvero, sto bene. No, non sta bene. Salve, professoressa Lewis. Signora Erickson, ho corretto il suo compito stanotte. Ne sono stata piacevolmente sorpresa. Ah, sì, e come? Molto buono. Molto buono! Marshall, dopo le mie 8 settimane di fisioterapia, giuro che avrai il massimo. No, lasciala. Fa parte della sua natura. Essere libera. Ma tu puoi essere fiero. Hai combattuto la pantera e hai vinto. È stato un safari incredibile. E non vedo l'ora di mostrarvi le fotografie.